Ehi là! Ciao a tutti, noi siamo in macchina direzione Venezia. Oggi infatti è sabato, io stamattina sono purtroppo andata a scuola, Laura è tornata da Milano. Ci siamo incontrati, poi abbiamo prenotato al volo e adesso siamo appunto per strada, ma siamo praticamente arrivati. Perché siamo a Venezia? Perché essenzialmente il papà ha fatto questo regalo per nostra mamma per Natale e ha incluso anche noi nel regalo. Quindi appunto questo weekend sarà dedicato al relax, a vedere questa città che per noi è letteralmente magica. L'abbiamo vista un sacco di altre volte, però ci piace sempre tantissimo e appunto staremo una notte, sabato notte, e poi domani sera torneremo a casa. Infatti abbiamo portato pochissime cose, andremo nella casetta, metteremo giù tutto e poi andremo a farci un bel giretto. Eccoci arrivati. Comunque siamo state bravissime, perché quella è la valigia dell'Auri, cioè lo zaino tipo, ma cosa ci hai messo dentro? Sta per esplodere. Ma a te fai fare i tuoi. Poi abbiamo la valigetta e io ho il kanken, perché io sono la più brava, ha fatto stare dentro tutto il kanken. Brava, allora solo te. Poi chi ci mette dentro? Comunque siamo più viaggiatrici. Mi serve o non mi serve? Mi serve, ma non aspirerei a quello come regalo di compleanno. Ehi là! Noi stiamo andando in direzione hotel e c'è un sacco di gente. Sì, è vero, non... unexpected. Unexpected. Guarda che viaggiatrice con lo zaino più piccolo di tutti. E con 100.000 colori, rosa, bordeaux, nero, bianco, multicolor. It's time to bagnetto. Comunque l'acqua è proprio... non mi piace. Ah, è stagnante. È una laguna e c'è la gente che ci fa il bagno. No, quelli che si buttavano dai palazzi. Abbiamo preso anche il gelato come i peggiori bambini nella stessa gelateria di sempre. Gelato, cioè 2,50 euro. Io non l'ho ancora leccato, cioè boh. E vabbè, siamo a Venezia. Sì, ok. Allora, questo è il balconcino della casetta ed è meraviglioso, proprio un balcone vista Calli veneziane. E questo invece è l'interno. Allora, qua è fuori dal balconcino, lì c'è l'alli, lì ci sono le scale per l'ingresso. Cioè, queste sono tutte le scale per arrivare alla porta della nostra camera, sono due rampe, nonostante per entrare dalla casetta alla porta ci siano altre due rampe. Qui c'è la cucina, molto easy, piccolina, però tanto non cucineremo mai. E qui c'è la lavatrice. Utile ma inutile. Poi questo è il soggiorno, c'è questo tavolo specchiato e qui c'è questo specchio strabello. Stupendo. Poi proseguendo da questa parte abbiamo, madonna c'è un caldo, abbiamo le due camere. Allora, questa è la camera number one, sarà mia e della Auri, molto carina. Stiamo cercando il modo per svegliere il riscaldamento. Se per caso qualcuno fa la casina, c'è un altro letto. Dove c'è un altro letto? Questa è la seconda camera, quella padronale. E c'è anche la televisione e dobbiamo... Mamma mia, c'è un caldo assurdo. Questi sono tutti gli armadi e infine c'è il bagno, che secondo me è proprio il pezzo forte. Comunque guardate che sciccheria questa. Cioè, vogliamo parlarne per leggere? Questa è proprio una sciccheria. Questa la vorrei in camera anch'io. E questo è il bagno, che penso sia la parte più bella. Un po' piccolino, ma veramente merita. Cioè, guardate quanti specchi. Questi sono cioè, praticamente se tu fai la pipì sei dentro la doccia, ma non importa. E la doccia è meravigliosa. Solo che non ci hanno lasciato neanche un asciugamano. Ah no, ci sono sopra. Ok, ci sono. Per fortuna, perché non avevo portato niente in quello zainetto. Il phone c'è di tutto e di più, dobbiamo solo capire come si spegne il riscaldamento. Abbiamo messo giù gli zaini e adesso ci rechiamo, penso, in piazza San Marco. Molto più leggeri, molto meglio da girare così. Lally ovviamente aveva freddo, quindi è tornata su in stanza e abbiamo anche preso qualche stuzzichino per stasera, perché vogliamo fare un aperitivo in terrazza a mezzanotte se non svegliamo prima nel letto. E adesso ci dirigiamo verso piazza San Marco, giusto mamma? Verissimo. Benissimo. Ha un odore di pesce, tipo pasta col pesce. Ci sono troppi gabbiani, ma i gabbiani piccioni non mi piacciono. I volatili in generale, ma guardate che meraviglia. E tipo a Milano ci sono da troppi piccioni, qua troppi gabbiani. Ma non te ne va bene una? No. Dai, ora con le fidanzatine facciamo anche noi fidanzatini. Alli. Siamo saliti sopra il campanile di Venice, costava 10 euro la persona, però vabbè, ci sta, ne vale la pena. Noi che cosa che sono? Potevano fare tipo trasparenti. Però, trasparenti? Vabbè, tipo trasparenti. Non hai punte?
Ali, cos'è che è il campanile? È storto, io non me ne ero mai accorta. Anche se qui sostengono che lo dico ogni volta, a me non pare questa cosa, sinceramente. Comunque c'è freschino, devo dire, per essere il 15 di aprile ci sono 12 gradi. L'anno scorso eravamo in canottiera a Milano, sul Duomo. Letteralmente in canottiera. C'è un tramonto meraviglioso. La paura, il terrore. No, comunque prima avevamo visto che stavano mettendo le piattaforme per l'acqua alta, allora ci siamo impanicati. Abbiamo cercato su Google, Google dice niente acqua alta e in effetti qui non c'è nessuna piattaforma messa. A caso! Scampata questa cosa. Comunque è molto bella Venezia. Grazie. 10. Dopo aver camminato un sacco, adesso facciamo un aperitivo fai da te che abbiamo preso al Despar e poi andiamo a mangiare qua vicino. Alice, scusate, guarda che foto. Che porta fortuna. Mm. Che bella, bellissima. La faccia della notte. Quanto vuoi passare l'esame da 1 a 10? Tantissimo. Il leone, per chi non lo sa, dovrebbe portare fortuna. Mi porta fortuna. Sorry. Noi siamo appena tornati dalla cena, abbiamo mangiato veramente benissimo. Io e papà abbiamo preso delle linguine con il granchio, mentre l'Ali e la mamma hanno preso sempre delle linguine con i gamberetti e le zucchine. Adesso siamo super cotti, anche perché ci siamo alzati super presto tra Milano e Verona. Alle 7 eravamo tutti in piedi. E andiamo appunto a letto e domani mattina alla sveglia è super presto perché vogliamo goderci la mattinata. Buonanotte. Ehi là, io sono a letto, sono veramente stanca, morta. Sarà per il fatto di essere andata a scuola oggi, ma sono veramente KO, quindi adesso spingo. Lauri è lì che sta guardando il telefono, poi presumo che verrà a letto anche lei. E domani mattina volevamo svegliarci abbastanza presto per fare anche una bella doccetta prima di andare in giro, perché poi torneremo a casa verso le 4. Buongiorno, io mi sono alzata, mi sono lavata i capelli, anzi ho fatto la doccia, che c'era una doccia veramente che non si poteva. Anch'io non fare. Si poteva non lasciare la doccia. Mi sono andata una truccatina super veloce perché non ho portato letteralmente nulla. E adesso ci vestiamo, prepariamo per andare a fare colazione fuori. E sono tipo le 8.57. Pensavo fosse prima, siamo molto in ritardo sulla tabella di marcia. Buongiorno. Ciao. Tutto bene? Sì. Dormito bene? Sì, sì. Con un ghiro? Sì. Con un sasso? Sì. Allora, come outfit oggi, visto che è domenica, ho preso qualcosa di più carino. Ho preso questo blazer che è nuovo, che è di Oceans Apart, che si chiama Gianna Blazer, che è tipo strabello, in più è pesantino rispetto agli altri che ho, così oggi, anche se fa più freschino, ci sta. Qui appunto il logo di Oceans Apart, che poi aprirò, anzi apriamo adesso. Bello, bello, bello. Poi la maglietta nera di Uniqlo, maniche lunghe, e questi jeans di Zara che avevo anche ieri. Allora, questo è il fit check con il blazer, la maglia nera. Ali, qual è il tuo fit check? Quello di ieri, la felpa di Nike, il pantalone di ieri. Alice, adesso andiamo a fare colazione. Questa è la colazione. Bellissima. Intanto io mi sono anche iscritta per il tour anticipato del Politecnico il 22 di aprile. Dai Ali, mandate le good vibes. È dietro un piccione esattamente. Davvero? Comunque la nostra colazione, abbiamo queste brioche alla crema, caffè, acqua e macchiatone, cappuccino. Allora, siamo in una delle librerie storiche più famose, quella che quando viene l'acqua alta si riempie sempre tutta. Siamo su una montagna di libri che è stata tutta annegata quando è venuta l'acqua alta. Ora siamo dalla parte opposta dove ieri c'era il campanile storto. E finalmente è uscito il sole e c'è una giornata spettacolare. Ali, noi stiamo già pensando al pranzo perché le nostre vacanze sono fatte di cibo, cibo, cibo. E tra l'altro adesso finalmente c'è caldo, si sta bene. Stiamo andando fino alla Biennale perché volevamo stare al sole e questa passeggiatina è tutta completamente al sole. Passeggiatina si chiama Riva degli Schiavoni, Ali. Questa passeggiatina
e abbiamo visto anche tutti i cadetti militari che rientravano nella marina. E bella la divisa, bella. Ci siamo rifatte gli occhi. Bella la divisa, molto bella. Bella la divisa e belli loro. Ora siamo sedute in relax con vista laguna, come dice l'Alice. Cosa dovrei dire? Mare? Non è male. È laguna? Ti butteresti? No. Neanche per 1 milione di euro? No. Beh, ci penserai. Così. Alice, cavoli, dai tu fati. No, vabbè dai, 2 milioni sì. Ci siamo fermati qui a fare un ape, Laura ha preso l'ugo e la mamma e papà hanno preso lo spritz, io ho preso l'acqua. Dove siamo? Siamo a Venezia nella zona universitaria. Alle, ti soddisfano questi cicchietti veneziani? Molto, abbiamo preso soppressa con il pane, queste che sono delle insalate di mare, queste sono delle polpette di carne. Abbiamo finito di mangiare i cicchietti veneziani e ora ci stiamo dirigendo verso il recuperare i bagagli, perché poi Lally vuole assolutamente andare. Dove vuoi andare? Alla Basilica dei Frati, perché c'è un monumento di Canova che è assolutamente da vedere, e poi andiamo a casa. Abbiamo preso le valigie e gli zaini e adesso ci dirigiamo verso la chiesa. Comunque qua è troppo bello perché queste si chiamano calli, Alice, calli. Ora siamo anche su Ponte di Rialto. Alli, fai fatica. Dai, 10.000 volte tanto settimana, su su. Siamo entrati nella Basilica dei Frati e abbiamo visto delle cose veramente stupende, tra cui il monumento funebre a Tiziano, il monumento a Canova, l'assunta di Tiziano, bellissimo, davvero valeva la pena. La nostra gita a Venezia è terminata, stiamo tornando a casa. Mi sono portata il libro, l'iPad, l'agenda per studiare e sistemare le cose, solo che se appoggio la testina qui in 2 minuti sono nel mondo. Vabbè, dai, quando entriamo in autostrada da studio. Prima dell'autostrada puoi dormire. Sì, ma poi non mi risveglierò mai più. Ti sveglio, non ti preoccupare. Ah, noi siamo tornate a casa, ci siamo cambiate, abbiamo registrato tantissimi contenuti che usciranno prossimamente. Io ho anche ripassato un po' fisica per la verifica di domani e studiato un po' latino per quella invece di mercoledì. E adesso concluderemo il bellissimo weekend con una pizza. Di cui Lally è tipo 2 giorni che dice: ma pizza, domani che sera mangiamo la pizza, vero? Per me è diritto almeno una volta nel weekend. E nulla, vi diamo appuntamento con il prossimo video. Ovviamente essendo un vlog abbiamo deciso che, diciamo che non ci sarà più intro e outro per renderli più dinamici. Sarà questo nuovo il format dei vlog. Quindi ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao!